La nuova clamorosa protesta annunciata e attesa non c'è stata. La marineria pescarese avrebbe voluto manifestare prima sull'asse attrezzato e poi davanti alla prefettura. Motivo della contestazione, le multe ricevute dalla Guardia Costiera per aver pescato entro le 6 miglia e non oltre, come previsto dalla normativa europea. Ma non c'erano solo le multe di 4.000 euro a motivare la protesta dei pescatori, anche la contestazione del sequestro delle reti e della detrazione di punti dalla licenza. Così la protesta si è trasformata in un corteo composto, scortato da carabinieri e polizia, verso la sede della direzione marittima Abruzzo-Molise. Senza gli interventi di lunga portata previsti e senza una programmazione riguardante il piano regolatore portuale, il porto di Pescara potrebbe anche chiudere, ha detto alla delegazione della Marineria il Non è stata comandante quella Luciano di Pozzolano, ribadendo che il rispetto delle regole è alla prevedere base di tutto. l'uso Pozzolano ha di termini spiegato che c'è di ancora da lavorare controllo, per arrivare alla normalità. termini anche di Siamo oggi aiuto, di ancora in una consulenza, situazione di di dragaggio emergenziale, ha detto il suggerimenti, perché comandante. Occorrono interventi programmati che riguardano la prevenzione e la manutenzione del porto. Mentre proseguono gli impegni in questo senso, ha garantito il comandante, Pozzolano ha poi aggiunto che chiederà con una lettera al governo lo sblocco dei fondi per la marineria, relativamente al mese di maggio scorso, quando ci fu una sorta di fermo forzoso per il comparto. Il rappresentante della marineria, Mimmo Grosso, al termine del colloquio con Pozzolano, ha annunciato il ricorso contro le multe e poi ha aggiunto: per il dragaggio ci è stato detto che i lavori termineranno a dicembre, ma noi siamo molto dubbiosi, così come aspettiamo, ha concluso Grosso, cosa ne sarà dello sblocco dei famosi 2 milioni e mezzo di euro sui 3 milioni totali del decreto sviluppo del governo Monti.